Ciao ragazze, bentornate nel mio canale. Oggi un nuovo video. Allora, mi avete chiesto in molti di fare un video tutorial, un video tutorial make-up trucco, però praticamente è successo che io sono veramente veramente incasinata in questo periodo e quindi diciamo non riesco a girarvi un video dove vi faccio vedere il tutorial perché soprattutto non riesco a montarvelo. Allora, per ora vi chiedo di accontentarvi di questo video che è praticamente un video get ready, cioè oggi così face of the day. Allora, è sabato, sto per uscire, è giorno e quindi insomma è ancora giorno perché sono le 5. Andiamo tutti con i miei amici a cena insieme, poi andiamo a ballare, però ci troviamo molto presto, cioè abbiamo l'appuntamento praticamente alle 7, quindi io tra un'ora devo essere già da Gabriele pronta, finita di vestire tutto quanto per appunto partire. Allora ho deciso infatti di girarvi questo video per farvi vedere un attimino il trucco che ho realizzato. Allora, questo è un trucco veramente molto molto veloce. Ho utilizzato veramente pochissimi pochissimi prodotti e vi voglio appunto far vedere come l'ho realizzato. Allora, per quanto riguarda la base viso, io non ho applicato niente perché appunto sono ancora molto abbronzata e quindi preferisco, finché posso, far respirare la pelle. Sono andata ad applicare solamente questo blush qua di Avon, questo qua con il packaging con i fiori, che comunque può essere considerato anche un illuminante per fare un effetto baciato dal sole, eccetera, eccetera. Ed eccolo qua, ve lo faccio vedere swatchato. Eccolo qua, molto molto bello, fa un effetto molto luminoso e sono andata a darmelo praticamente in tutto il viso in modo da andare a un pochino a uniformarlo, ma insomma non è che ne avessi molto bisogno, ho preso proprio con il pennello, ce l'ho passato veloce veloce e via. Quindi praticamente solo questo come base viso. Poi sono andata ad applicare il mio primer occhi e come primer occhi ho utilizzato questo qua di Avon, che è quello praticamente nel colore beige, che serve per uniformare la palpebra. Come potete vedere sta quasi a termine, ma ho già la scorta perché io questo primer, ragazzi, veramente lo adoro tanto tanto tanto. E mentre il primer occhi mi asciugava, sono andata praticamente a fare definire le sopracciglia con la matita, questa qua della Essence, nella colorazione blonde, che questa qui, eccola qua, e poi sopra sono andata ad applicare il Lash & Brow, in questo mascara trasparente appunto fissatore per le sopracciglia, che eccolo qua, e anche questo, guardate, sta quasi a fine, perché io lo utilizzo veramente 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 tanto. Passiamo adesso appunto all'occhio in sé per sé. Allora, nella rima interna dell'occhio ho applicato questa matita che è di Kiko dell'edizione Sportproof. Questa è la matita nera waterproof, eccola qua, che è bellissima perché non so se riuscite a vederla dal video, ha anche tutti i glitterini al suo interno, molto 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 bella. Siccome appunto sono le 4 e sarò fuori fino a stanotte non si sa che ora, sono andata a utilizzare dalla Nude Tude la palette di The Balm e che ho vinto nel giveaway. Sono andata a tamponare l'ombretto con il colore Sirius, che è praticamente questo nero qua, è molto molto nero ed è anche bello scrivente. Sono andata poi a creare la mia base occhi sempre con questa palette e ho applicato prima il Sassy, che è questo bianco, eccolo qua. Eccolo qua, swatchato. Adesso swatcho poco perché ho le mani sporche e sono andata a sfumarlo tutto. Poi sono andata ad applicare questo rosa Standoffish, questo rosino chiarino qua, beigeolino. Eccolo qua. Eccolo qua. E praticamente sono andata a portarlo sopra
fino all'arcata sopraccigliare per appunto andare a illuminare questa parte qua. Poi sono andata a prendere praticamente questo ombretto qua di Sephora, questo bel pigmento qua fucsia, eccolo qua, e ho definito l'angolo interno dell'occhio e la piega dell'occhio, e sono andata a sfumare tutto con un pennello andando a mischiarci anche un gocciolino dello Stubborn, che è questo rosa qua, eccolo qua. Poi per finire il tutto nella palpebra mobile sono andata ad intensificare tutto il colore con il colore Snobby, che è questo bellissimo oro, molto 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 bello, devo dire, eccolo qua, bellissimo ragazze, veramente 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 bello. Per finire il tutto sono andata ad applicare il mascara, e come mascara sono andata a utilizzare il Get Big Lashes di Essence, che questo è quello blu, quello waterproof. A me piace tantissimo perché fa un effetto sulle ciglia, ragazze, bellissimo. Adesso vi lascio a un'immagine dettagliata del trucco occhi, così che potete vedere effettivamente come è venuto realizzato. Del viso. Allora, come blush sono andata a utilizzare come base l'Hot Mama di The Balm, che ragazze è questo colore stupendo veramente, che è un rosa con tutti i glitter dorati, veramente bello. Il problema è che sulla mia carnagione parecchio abbronzata, vedete, non è che si veda molto, quindi praticamente come base ho utilizzato questa per dare l'effetto appunto molto brillante, e poi sopra sono andata a applicare il blush up di Essence e ho utilizzato la parte aranciata, che è questa qua, per fare, vedete, sul viso questo effetto qua molto più definito, ma comunque sempre molto molto naturale. Sono andata poi a applicare l'illuminante. Come illuminante ho utilizzato il Beauty Bits, questo qua di Essence, che non ve lo apro perché praticamente è totalmente distrutto, e quindi gradirei non ribaltarlo del tutto. E per finire ho fatto un pochino di contouring con la cifra di con la Maxi Terra abbronzante di Deborah, che comunque non è, cioè guardate, non è molto scura, anzi ora che ho la pelle abbronzata non si vede quasi niente, e quindi è fantastica per appunto fare l'effetto molto, un effetto molto molto naturale. Per finire vi faccio vedere la realizzazione del trucco sulle labbra, che l'ho fatta non applicare come base la matita pastello fenicottero, che è questo rosa qua stupendo stupendo stupendo, e l'ho messo sia come contorno labbra che praticamente come riempimento, e poi sopra sono andata a passare il Flat Out Fabulous di MAC, che è questo qui. Allora, come vedete anche dal video, non sono molto, cioè la matita è molto più chiara del rossetto, però siccome le matite pastello di neve sono molto resistenti, voglio vedere l'effetto di resistenza che ha mettendo una matita sotto di neve con appunto il rossetto MAC, quindi ho voluto insomma un pochino testare. Adesso ragazze vi lascio all'ingrandimento anche della bocca per farvi vedere il risultato con il Flat Out Fabulous. Questo è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi un pochino accontentato, fatemi sapere se anche voi avete provato questi prodotti, io vi mando un bacione enorme a tutti e al prossimo video, ciao!